Dopo aver parlato del pitch control, è arrivato il momento di dedicare la nostra attenzione al jog, un altro degli strumenti fondamentali per ogni DJ. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Il jog è un altro di quegli elementi fondamentali per i lettori da DJ, i controller e le console in generale. È uno degli strumenti nati o comunque venuti fuori con l'avvento delle console digitali e dei lettori digitali, ma se ci pensi bene, qualcosa che è sempre esistito fin dall'inizio. Il jog corrisponde a quello che era la parte centrale del disco, dove di solito era apposta l'etichetta con le indicazioni del brano, perché era la parte del disco dove non andava la puntina e lì si poteva intervenire con dei piccoli movimenti per andare ad aumentare o a diminuire la velocità in fase di mixaggio. Quando sono nati i primi lettori specifici da DJ, hanno ricreato quell'elemento inizialmente semplicemente con una manopola che si gira nel quale si poteva inserire lo spazio per un dito. Il jog aveva ed ha fondamentalmente tre funzioni. La prima, come detto, quella di aumentare e diminuire la velocità se si interviene sul jog mentre il disco sta andando. La seconda è quella di andare a selezionare il punto di partenza o cue. Quando io metto in pausa, sento la traccia che si ferma e fa ti perché mi va ad indicare il suono che sto sentendo ripetendolo continuamente. E allora io con il jog vado un po' più avanti, un po' più indietro per andare a cercare il punto che mi interessa e lo fermo con il tasto cue. Il terzo elemento su cui si fa riferimento per il jog è per l'utilizzo degli effetti. Io seleziono un effetto sul piatto e attraverso il jog lo aziono in una direzione o nell'altra. Il meccanismo è lo stesso come nel pitch. Se giro in senso orario aumento la velocità, se giro in senso antiorario la diminuisco. Nel tempo la sensibilità del jog si è molto affinata e nei lettori più evoluti c'è proprio un controllo per distinguere la pesantezza o meno del jog. Con un jog più leggero avrò bisogno di fare più giri potenzialmente per intervenire sulla velocità. Invece con un jog più pesante si va ad emulare quella che era l'intervento sul disco. Ecco che è molto importante per scegliere il tipo di lettore che fa per te o il tipo di controller che fa per te il modo in cui il jog reagisce al tuo tocco. Nelle console Pioneer, per fare un esempio, è possibile regolare la sensibilità del jog. Si va nella funzione di utility e si stabilisce attraverso alcuni parametri, non tanti, però comunque quelli che sono abbastanza utili per poter fare questa operazione, se ci piace un jog con una sensibilità più pesante o più leggera. Mentre per esempio nei CDJ 2000 c'è proprio la manopola lì, nel quale si può intervenire anche in tempo reale. Ovviamente nei lettori più evoluti il jog è più grande, quindi c'entra proprio tutta la mano, però anche nei lettori con lo schermo più piccolo e di conseguenza il jog più piccolo, la sensibilità è andata mano a mano affinandosi e così anche nei lettori digitali si può per esempio screcciare molto bene anche con quel tipo di jog. L'effetto vinile è stato inserito dai CDJ 1000 della Pioneer in poi ed è adesso uno standard piuttosto consolidato. Sicuramente se sei uno che screccia avrai modo di scegliere il tipo di sensibilità che fa più al tuo gusto e il tipo di lettore che rappresenta di più le tue esigenze. Però fondamentalmente se si va sulle marche più importanti non ci sono grandi problemi. Anche in questo caso, nei lettori più entry level o nei controller più entry level, il jog fa la differenza. Per esempio, nei controller più di livello base, il jog è piuttosto inutilizzabile, o meglio, ha una sensibilità talmente bassa che qualsiasi tocco fa schizzare il disco da un'altra parte. Però anche lì più o meno si ripercorre lo stesso che riguarda il pitch, ovvero più aumenta la qualità,
più si può intervenire a livello di sensibilità e più si può riuscire a lavorare efficacemente sul disco quando si sta suonando. Questo è un problema che avrai successivamente, o meglio, non mi porrei questo elemento all'inizio, perché quando all'inizio devi prendere confidenza con l'apparecchiatura, non hai questo problema di sensibilità, o meglio, devi ancora capire come funziona, come si mixa e perché. E poi partire da un oggetto di qualità più bassa per poi andare ad evolverti nel corso del tempo. Però bisogna tener conto che questa è una cosa che prima o poi verrà fuori. Quando imparerai a mixare come si deve, ad aumentare la qualità del tuo lavoro, sicuramente impatterai con la sensibilità del jog o del pitch. E in questo modo, quando riuscirai ad arrivare a quello che è il limite della tua attrezzatura, allora sarà il momento di prenderti qualcosa di più professionale. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.